questo video voglio condividere con voi due insegnamenti che ritengo finalmente di aver appreso nella mia vita. Due insegnamenti che per alcuni di voi possono sembrare banali, per altri magari come me possono sembrare delle cose eccezionali. Ad ogni modo, sono sicuramente due insegnamenti che non sono farina del mio sacco, non sono mie invenzioni, sono due insegnamenti che ho acquisito, a cui forse anche ho resistito, perché magari avrei potuto acquisire prima, che però finalmente ritengo di averne veramente compreso l'importanza. E ci tengo tanto a poter condividere con il maggior numero possibile di persone questa conoscenza. E per condividere questi due insegnamenti li condenserò raccontandovi due storie anch'esse che non ho inventato io, che sono rispettivamente la storia dell'ape e della mosca da un lato e dall'altro lato la storia del paradiso e dell'inferno. Iniziamo con la storia dell'ape e della mosca. In uno stesso campo, in uno stesso giardino, vivono contemporaneamente un'ape ed una mosca. L'ape viaggia in questo giardino, vede tutto ciò che c'è. Per l'ape ciò che è rilevante sono i fiori, perché l'ape, di tutto quello che vede, in qualche modo l'ape lo lascia quasi passare a sé. L'ape, come una televisione, entra in risonanza con ciò che gli interessa, e di tutto ciò che vede, ciò che percepisce, sono i fiori, i colori, gli odori, in modo tale da potersi nutrire del loro nettare. Quindi per l'ape, nel campo, è come se prevalentemente esistessero solo i fiori. Nello stesso campo, accanto all'ape, e in contemporanea, esiste anche la mosca. Nello stesso campo, la mosca vede tutto, però ciò che percepisce principalmente è la cacca, perché la mosca si nutre di quest'altra cosa. Noi in qualche modo, qualunque realtà abitiamo, possiamo essere un po' come l'ape, un po' come la mosca. Del mondo che abitiamo possiamo percepire i fiori o la merda. In qualche modo è importante renderci conto che qualunque posto abiteremo sarà sempre un campo che avrà sempre al suo interno queste diverse essenze. Del resto, l'esistenza ha bisogno di tutti gli elementi, per cui non avremo mai un campo di soli fiori o di sola merda. La seconda storia che vi voglio raccontare è quella del paradiso e dell'inferno. Anche questa è una storia che non ho inventato io, anzi addirittura nasce come una barzelletta che ho ascoltato e che non saprei manco ripetere e che per la verità non mi ha manco fatto tanto ridere. Ad ogni modo, in questa storia, quando l'ho ascoltato, immediatamente ho pensato che è una storia così bella che nasconde per sé un insegnamento enorme. Adesso ve la racconto. Un signore muore, un signore che lavora in un ufficio e decide di andare a tutti i suoi colleghi a rendergli edotti della differenza fra l'inferno e il paradiso. E racconta di essere stato all'inferno, che l'inferno era come un enorme ristorante,
con delle leccornie bellissime su un tavolo e tanti camerieri eleganti che servivano queste leccornie. E tutti i partecipanti avevano tutto il loro ben di Dio, tutto ciò che potevano desiderare. E era tutto davanti agli occhi. Non c'era nessun limite, nessuna regola che non gli permettesse di prendere tutto ciò che volevano. Solo che avevano un problema. Tutti loro avevano le braccia, il cui avambraccio era troppo lungo e non erano in grado di portare il cibo, le bevande, alla bocca. Perché la lunghezza dell'avambraccio glielo rendeva impossibile. Questi si disperavano, erano arrabbiati, erano frustrati dal vedere tanta ben di Dio e nell'incapacità di cibarsene. Stessa cosa, il paradiso. Il paradiso era un ristorante identico, con tanti camerieri identici e tante bevande e cibi a loro disposizione. E anche qui tutti gli invitati avevano la stessa deformità. Le loro braccia erano dotate di avambracci troppo lunghi, per cui ciascuno non poteva portare bevande o cibo alla sua bocca. Solo che in questo caso ciascuno dava da mangiare al suo vicino ed erano tutti contenti e in armonia. Vi ho voluto raccontare queste due storie perché voglio farvi rendere conto questa cosa che finalmente sono riuscito a comprendere, che tutti insieme possiamo aiutare questo mondo ad essere quanto più possibile un mondo formato di gioia e amore anziché un mondo di rancore e tristezza. Cancella. Ma si incazza, se ho messo cancella mi...